inizio questa serata. C'è un po' di traffico da Milano e quindi Bari è un attimo fermo. No, c'è un incidente. E fortunatamente lui era partito sperando di poter mangiare qualcosa per via, invece è arrivato giusto senza poter mangiare. Ma invece ci raggiungerà appena si sblocca la situazione. Due parole velocissime. Questo è il nostro quarto appuntamento. Speriamo che anche su questa questione ci sia, diciamo, lo stesso risultato positivo di quelle precedenti. Che ricordiamo, noi avevamo iniziato parlando di spandimento dei fanghi in agricoltura e biomasse e è diventato un tema di grande attualità perché in Regione Lombardia stanno predisponendo una nuova legge, un nuovo regolamento, una nuova delibera sullo spandimento dei fanghi in agricoltura. Poi il secondo appuntamento importante è stato sul consumo di suolo. E vabbè, il consumo di suolo è diventato una parola e una priorità sia in Regione Lombardia che anche nel governo centrale. Il terzo appuntamento era sui rifiuti, la raccolta differenziata e l'impiantistica, e è stato approvato un nuovo piano regionale rifiuti che ha dentro molte delle nostre aspettative, in particolar modo il rilancio della raccolta differenziata spinta e il superamento graduale della termodistruzione dei rifiuti urbani. Oggi noi parliamo di due cose molto importanti: la qualità dell'aria che respiriamo e esiste un problema di diossina nella nostra provincia, quindi in una forma né allarmistica né ma di voglia di conoscere e di capire se ci sono problemi di questo tipo. Questo workshop noi ci ha dato molto piacere, l'abbiamo preparato insieme al Comitato Salute e Ambiente della città di Parona, che è una città che qualche problema potrebbe l'ha dato in questi anni e qualche problema. Due parole sul nostro atteggiamento, prima di ringraziare i relatori. Allora, lo so che è di moda un ambientalismo che fa allarme e che mette la notizia in prima pagina. Io sono vecchio e sono legato a un'impostazione vecchia dell'ambientalismo, che però ritengo essere ancora quella che dà dei risultati, che ha portato in poche decine d'anni la questione ambientale all'ordine del giorno. Bisogna conoscere i problemi, bisogna studiarli, bisogna avanzare delle proposte, perché l'obiettivo è trovare gli strumenti e le politiche giuste per cambiare una situazione assolutamente inaccettabile. Non, ovviamente non consideriamo negative e le facciamo tutti i giorni denunce, vertenze e anche conflitti, ma il nostro scopo è capire, proporre e cambiare la situazione. Per cui questi momenti sono momenti di approfondimento e di studio e chiediamo, e li ringraziamo per la loro presenza, ad esperti e a politici e amministratori il loro contributo. Ve li presento: Guido Lanzani di APA Lombardia, responsabile del servizio rilevamento aria della Lombardia, poi lo spiegherò. La dottoressa Cristina De Lucchi, una biologa ambientale della società Clorofila, che ha fatto degli studi sull'inquinamento sia a Pavia che nella zona di Corteolona. Manca Pai, come vi dicevo, che è del Comitato Scientifico di Lega Ambiente, ma è soprattutto responsabile di Milano dell'ISVE, Medici per l'Ambiente, e poi hanno accolto il nostro invito a discutere di questi temi l'assessore provinciale Michele Bozzano
e i consiglieri regionali Giovanna Nanni e Giuseppe Villani. Ringrazio per la numerosa partecipazione e buon lavoro a tutti. Verranno moderate la prima parte scientifica da Riccardo Bertoglio, e Riccardo Orlandi che fa parte della tavola. Intervenuti, come diceva Gigi, noi ci siamo questa volta occupati della qualità dell'aria. Lo facciamo tutti gli anni con la campagna malaria a livello nazionale e regionale. In provincia ormai sono 4 anni che ce ne occupiamo, abbiamo cercato di raccogliere i dati anticipando poi il lavoro che ufficialmente ARPA fa. Che cosa abbiamo registrato molto brevemente? Sicuramente una diminuzione dell'inquinamento, un trend che prosegue negli anni, anche se c'è un ozono duro in particolare appunto per il PM10 e non si riesce a farlo passare ulteriormente. Quindi un miglioramento dovuto anche alle condizioni meteorologiche che dal 2011 ci hanno molto aiutato, in particolare quest'anno poi l'acqua ci ha dato davvero una mano. Lamentiamo un peggioramento del funzionamento delle centraline, poi Lanzani ci dirà che non è così, e abbiamo delle preoccupazioni per il PM2.5 che dall'inizio dell'anno 21 avrà dei limiti più restrittivi e che da noi è misurato in 3 centraline. Per il resto, ripeto, non ci sono nella prima parte dell'area grossi problemi, fortunatamente appunto i parametri stanno migliorando e entrerei subito nel vivo dando appunto la parola a Guido Lanciani di Apple.